È appena terminata una bella giornata di sport che subito se ne preannunciano altre, quelle del calciomercato l'originale che avrà luogo nelle prime giornate di giugno. Corrado Moscelli di comunica che cosa si preannuncia. Trasmissione tornerà a Fano dal 3 al 7 giugno nell'ex chiesa di San Francesco, andrà in diretta dal lunedì al venerdì dalle 23 alle 24, siamo contenti di essere riusciti a riportarla nella nostra città. Avremo volti conosciuti del grande schermo, da Beppe Bergomi, Marocchi, Lorenzo Minotti, Federica Masolin. Per una settimana questi personaggi saranno a Fano, la visiteranno non solo la nostra città ma anche il suo entroterra, la costa, il mare, la spiaggia, faranno tante attività e quindi una grande occasione di promozione per Fano e per le Marche più in generale. Beppe Bergomi, lo storico capitano dell'Inter, uno dei commentatori per eccellenza di Sky Sport, verrà a Fano per la prima volta, l'anno scorso non era stato della trasmissione per altri impegni. Oltre a lui, come volto nuovo, ci sarà Federica Masolin, la conduttrice per eccellenza, il volto femminile per eccellenza di Sky Sport, da quest'anno abbinata alla Champions League. Quindi siamo contenti di essere riusciti a portare questi due personaggi insieme, come dicevo, a tanti altri che per una settimana intera vivranno la nostra città, il nostro territorio. Quindi grande promozione per Fano e per tutte le Marche. Vogliamo ridire anche come il pubblico potrà accedere alla trasmissione? Sì, l'ingresso è gratuito, ma è importante prenotarsi. Sul sito di Comunica si troverà un form da compilare per prenotarsi e quindi partecipare alle varie dirette. Ovviamente chi riuscirà a farlo, perché le richieste ce ne aspettiamo veramente tante, riceverà una mail di conferma con l'accredito per poi poter entrare all'ex chiesa di San Francesco. E se piove? Se piove, è già stato individuato un luogo in cui comunque andare in diretta, che è la Sala dei Globi della Biblioteca Federiciana, una bellissima scenografia anche qui, che però non ci permetterà di ospitare pubblico. Quindi incrociamo le dita e speriamo che sia bel tempo per tutta la settimana.